cosa vuol dire andare a introdurre nel cruscotto aziendale queste nuove leve, dove per nuove leve intendiamo qualità, tempestività, ma anche tutti gli aspetti più intangibili. Vuol dire introdurre una nuova cultura di controllo, vuol dire che non si ragiona solamente sugli indicatori economico-monetari, ma si ragiona su indicatori più strategici, vuol dire che si ragiona veramente su che cosa deve essere fatto per il lungo termine. E quindi, quando all'inizio dicevo è un'operazione culturale, è un nuovo rinascimento, riprendendo, facendo mia e rubando una frase, è vero, perché il salto grosso è il salto culturale. E questi indicatori sono provocativi. Che vuol dire provocativi? Che provocano, ma provocano non solamente chi governa l'azienda, provocano anche, fanno fare un salto anche a delle aree che erano state trascurate, perché poi quelle aree vengono messe a nudo. A me è capitato, per esempio, alcune volte di avere difficoltà ad inserire nel cruscotto, che so, il livello delle competenze del personale. Perché? Perché magari il sistema era stato introdotto da poco, allora effettivamente il personale non sapeva, il responsabile forse non aveva valutato in maniera adeguata, e anche perché questi indicatori sono soggettivi. E allora che succede? Succede che chi li legge comincia a dire: ma se la scala è da 1 a 5, più o meno hai tutti 4 o 5, forse ha valutato male il responsabile. E quindi, cioè, non è come l'utile, il costo, il ricavo, che tutto sommato sono indicatori in cui le modalità di calcolo sono chiare, condivise, accettate da tutti. Qui si comincia a ragionare su indicatori che sono soggettivi. Sì, per esempio, la soddisfazione del personale è bassa, però non hai monitorato questo tipo di dimensione. Quindi sono indicatori che poi sono comunque discutibili, sono comunque indicatori che sono rischiosi, perché mettono a nudo delle aree e implicano un salto culturale. Bisogna scardinarsi dalla certezza del dato e cominciare invece a ragionare sull'elemento, su quello che è il significato che c'è dietro. Non ultimo, a mio parere, una grossa, al di là del salto culturale, c'è anche un salto di tipo informativo, perché sono dati che sono difficili molto spesso da reperire in azienda. Allora, come dicevo prima, è chiaro che se dobbiamo monitorare le competenze del personale, la cosa migliore è avere un sistema di valutazione delle competenze che già funziona da anni, in maniera tale che tutte quelle difficoltà poi di valutazione, non esperienza, siano state superate. Questo è vero, però se aspettiamo che questo avvenga, probabilmente questi indicatori li inseriremo, li inseriremo mai. Allora bisogna fare anche un altro salto, cioè quello di cominciare a dire: intanto partiamo, mettiamo anche degli indicatori che appunto sono banali, cercando poi di migliorarlo, ma intanto devono entrare, cioè dobbiamo tutto sommato anche superare le nostre resistenze a voler avere il sistema perfetto o l'indicatore tra virgolette perfetto, come è il ricavo, il costo, perché sappiamo benissimo che anche quelli hanno margini di soggettività, ma mai tanti quanti ne possono avere gli altri indicatori.